Mancano 2 ore all'inizio della partita, hanno appena aperto i cancelli, ovviamente tutti per conquistare il posto favorevole stanno entrando in massa, da qui non si vede ma comunque c'è una coda notevole fuori dai botteghini. Ecco, avranno molto da lavorare quelli dei botteghini, anche i carabinieri che controllano ovviamente che non venga, che non abbiano addosso magari cose pericolose. Non sono vendibili neanche le bottiglie oggi di vetro, giustamente, e penso che tra quel gruppo che noi vediamo da lontano ci siano anche molti di Villa Cortese che accederanno invece da un ingresso diverso da quello standard. Bardolini, si è arrivata a gara 5 come quasi tutti i playoff che si rispettino. Cosa ne pensa di questa ultima partita? Ma è una partita senza pronostico, perché si è visto in questa l'alternanza dei risultati e anche del modo di giocare, nel senso che le prime due partite sono state equilibrate, invece le ultime due no. Vittorie nette una volta per Busto, l'altra volta per Villa, per cui non c'è, è difficile anche immaginare stasera che tipo di partita sarà, oltre che chi vincerà, per cui sarà sicuramente bello e divertente vederla. Ecco, le due squadre si conoscono molto bene, non c'è bisogno dei video per capire quali sono i punti deboli dell'una e dell'altra. Diciamo che Villa ha un aggiungi in meno rispetto all'ultima partita che ha fatto e soprattutto, come si può dire, è molto discontinua. Dall'altra parte abbiamo Busto che è molto stanca e comunque alterna anch'essa prestazioni buone da prestazioni non buone. Secondo lei quali sono le giocatrici da una parte e dall'altra che faranno la differenza? Ma più che una giocatrice in particolare, penso che sia il modo di giocare, nel senso che sarà importante stare sulle cose piccole, saranno le cose piccole a fare la differenza nei momenti importanti. Poi abbastanza importante sono stati, mi sembra, in queste due partite i rendimenti dei due opposti, diciamo che hanno fatto abbastanza la differenza, hanno spostato abbastanza il bene da una parte e il male dall'altra, diciamo che probabilmente osservare il gioco delle due opposte sarà molto importante per vedere cosa succederà alla fine. Ecco, ultime due domande. Qualcuno dice che Bardolini non lo vedono mai da queste parti, né a Villa né a Busto. C'è qualche motivo particolare? Ma non mi sembra, onestamente mi sembra di seguire. Io poi tutto non posso fare. Potrei dirti che io vedo pochissimi allenatori dei club che vengono a vedere gli allenamenti della nazionale, e non perché li alleno io ma perché ci sono tutte le migliori giocatrici del mondo. Potrei dirti che alcuni allenatori non li ho visti neanche vedere la finale di Coppa Italia. Un'ultimissima domanda, lei ha intenzione di continuare e quindi non posso anch'io seguire tutto. Ho visto 3 partite su 5 di questa serie di finale, mi sembra abbastanza. Poi ripeto, penso di aver visto abbastanza partite io nella mia carriera, e anche quest'anno di seguire molto le giocatrici, anche perché ci sono delle giocatrici che sono di interesse della nazionale. Ecco, soprattutto quelle giovani da una parte e dall'altra sono veramente molto, molto valide. Vedremo Bardolini su una panchina di club? Probabile, molto probabile. Non in Italia, perché, però molto probabile all'estero. Grazie. Ciao, ragazzi.